Amici di Genova Rock, siamo sempre qui al film e siamo qui con Alan Sorrenti, che si è appena esibito sul palco blu. Un grande successo, una meravigliosa esibizione dal vivo, ballavano tutti quanti. Bene, no, mi fa piacere, c'era molta energia infatti stasera, per quanto l'arrivo è stato così molto tumultuoso, perché se non all'ultimo momento, poi alla fine così è sempre così. Però grande energia, mi ha fatto molto piacere di trovare Genova, di trovare il pubblico a Genova, perché è una di quelle città dove non vengo spesso, invece mi piace molto, anche perché, come dicevo prima, mi ricorda in qualche modo Napoli, anche ci sono dei squarci che sono esattamente città di mare, di porto. È vero. Io invece sono stato molto in Liguria, tipo Porto Venere, La Spezia, cioè, perché nel 2003, appunto, no, sì, più o meno intorno a quel periodo lì, registravo quello che è stato poi l'ultimo album, il mio ultimo album, Sott'acqua, e parte di queste cose erano nate con i Kamasutra, che Alex Neri e Marco Baroni, che erano a Sarzana, quindi poi La Spezia, Porto Venere, andavo spesso a Porto Venere e sì, poi loro sono diventati parte dei Pan & Funk, e quindi ho un bel ricordo di della Liguria anche in genere. Ti ha un po' ispirato la Liguria, dai? Ma tutto quello che c'è, molta poesia nel paesaggio, e quando c'è questo mi ispira, che sia la Liguria o qualcos'altro, senz'altro. Certo. Stasera ti è stato consegnato un premio, un Film Awards, come miglior cantautore, e insomma tu effettivamente sono tanti anni che ci tieni compagnia, e io prima notavo che il pubblico era formato veramente da gente di tutte le età, e tutti quanti, sia quelli un pochino più maturi che quelli più giovani, cantavano le tue canzoni. Infatti hai evidenziato un punto importante, che sto scoprendo che la mia audience è abbastanza multigenerazionale, no? E questo mi fa piacere, anche e soprattutto alla luce di un nuovo progetto a cui sto lavorando, appunto l'ultimo ti ricordavo prima, era del 2003, quindi passati un po' di anni. E in questo lavoro qui vorrei veramente unire tutti i mondi musicali che ho attraversato in uno solo, quindi sarà un lavoro interessante, è un lavoro interessante, impegnativo, dove vorrei veramente scrivere delle belle canzoni. Siamo sicuri che ce la farai. E quando vedrà la luce questo nuovo progetto? Forse qualche anticipazione alla fine dell'anno, ma sicuramente in primavera 2015. Con la bella stagione, perché le tue canzoni ricordano sempre un po' il sole, il mare, la bella stagione. Secondo me ti sei esibito. Sono solari. Sì, esattamente. E secondo me ti sei esibito anche nel momento giusto, perché c'era il tramonto, il mare. È stata una bella cosa anche coreograficamente, scenograficamente parlando. Alan Sorrenti, grazie mille per essere stato con noi. Un saluto grazie a Genova. Grazie a voi. Grazie Genova Rock. Spero di ritrovarvi proprio prestissimo. Grazie mille. Ciao.